Bene, Grillo vuole che i ricchi prendano in mano Roma e la trasformino così. Eccola qua, vedete tre grattacieli utilissimi per lo stadio, quindi lo stadio di Roma, non le Olimpiadi. Non vuole le Olimpiadi, la Raggi vuole lo stadio. E lo stadio però deve avere tre grattacieli che contraddicono lo sviluppo orizzontale per fare di Roma una città verticale. Perché cosa? Per lo sfruttamento di quei luoghi. E a voi piace 5 Stelle? Vi piacciono questi ragazzi? Vi piace questa gente che sta dalla parte degli sfruttatori e di quelli che vogliono distruggere ancora una volta Roma? Vi piace? Bene, io sto dalla parte di Bernini. Bernini è una persona seria che viene cacciata perché seria. Lui non sa come difendersi, dice ma non è vero, cerca di far smentire gli uffici stampa, ma quelli che stanno intorno a Grillo e alla Raggi vogliono gli speculatori a Roma per distruggere la città. Questo è 5 Stelle oggi, questo 5 Stelle a Roma. Bernini ha tutta la mia ammirazione e voi pensate a come questa città formidabile non abbia nessuno che cosciente di cosa è Roma la difenda. Per difendere Roma occorre sapere che cos'è. Occorre vedere come in tanti anni di sviluppo urbanistico essa è sempre stata una città orizzontale. No, arrivano questi ladri americani con i loro soldi, comprano Roma e mafia capitale è quella di Casa Monica, è un elicottero che butta i petali, quella è mafia capitale. No, questa no. La Raggi che vuole questi sfruttatori che vogliono trarre tutto il vantaggio possibile, non dallo stadio ma dai grattacieli, sta dalla loro parte. Ah, bello, bello. Io sto dalla parte di Bernini. Io sto con Bernini e me ne sbatto i coglioni di 5 Stelle e della loro falsa moralità. Siete di 5 Stelle, state con Bernini. Non fatevi prendere per il culo. Siete di 5 Stelle, non state con gli americani. Siete di 5 Stelle, state con l'unico che ha la cultura per capire cos'è Roma e che va difesa nella sua dimensione urbanistica orizzontale.